Con il tradizionale taglio del nastro, il sindaco di Ligo di Obea, Giovanni Verga, la presenza dei sindaci del comprensorio e di parlamentari della zona ha dato il via alla 14ª edizione della festa dell'uva da tavola. Un mix di iniziative che sono spaziate dall'allestimento degli stand alla promozione di eventi culturali, sotto il comune denominatore del rilancio turistico e gastronomico della zona. L'assessore alla cultura del comune di Ligo di Obea, Teresa Licciardi. 14ª festa dell'uva da tavola di Ligo di Obea promuove quello che è il nostro prodotto economico di base. Da sempre noi ligodiani abbiamo sostenuto e promosso questo nostro prodotto che ci sostenta, che sostenta la nostra economia e che è alla base della nostra economia. A Ligo di Obea la 14ª edizione della festa dell'uva da tavola, finalizzata al rilancio delle produzioni tipiche locali, mira anche all'innovazione. Nello specifico, in collaborazione con l'Università di Catania, sono state avviate in via sperimentale le produzioni di tabacco e di altri cereali antichi. Ad illustrarne i contenuti è il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Astorino. Quest'anno c'è anche questa apertura anche a momenti di ricerca diversi su prodotti diversi, perché abbiamo iniziato anche grazie al consigliere Randello e all'Università di Catania una sperimentazione sulla coltivazione del tabacco, che era un'antica coltura proprio del territorio, e c'era anche a Ligo di Obea una via dei tabaccai. Speriamo che questi momenti di incontro siano anche l'occasione per ritrovarsi, per trovare sinergie nuove e per dare comunque il senso di un territorio che guarda al presente ma guarda soprattutto al futuro e a un'economia che non può che essere basata sull'agricoltura. Conclude il sindaco di Ligo di Obea, Giovanni Verga, che in occasione della festa dell'uva, alla presenza dei parlamentari della zona, è entrato nel merito dell'evento che per l'edizione 2015 è proteso alle innovazioni culturali, ritenendo prioritario il rilancio dell'agricoltura come unica fonte di sviluppo. Allora, innanzitutto voglio dire che questa 14ª festa dell'uva vuole essere, come diceva lei, un'occasione di rilancio. Io credo che il compito di ognuno di noi è quello di cercare assolutamente di valorizzare i prodotti di un territorio. Noi è un messaggio di speranza che stiamo volendo lanciare, come abbiamo fatto anche altri anni, ma ancora di più ora con questa forte crisi che ci sta ormai perseguitando da parecchi anni. Stiamo anche cercando in qualche modo un modo, diciamo, di diversificazione della produzione, sempre in virtù di creare lavoro in agricoltura, con un progetto di sperimentazione per la coltivazione del tabacco che abbiamo iniziato con una convenzione con l'Università di Catania in aprile, e stiamo andando avanti. Abbiamo esposto anche le piante di tabacco, ne stiamo sperimentando tre tipi diversi, in quanto Ligo di Obea per tre secoli si è coltivato tabacco.